Buongiorno amici, buongiorno. Allora, abbiamo metabolizzato più o meno la sconfitta di domenica, ormai ogni volta ci ritroviamo qui a parlare di sconfitte praticamente. L'abbiamo già fatto sette volte su 12 partite, un numero pazzesco. Pensate che l'anno scorso, in tutto l'anno, abbiamo perso 8 partite, quindi immaginatevi voi come stiamo messi e quali possibilità abbiamo. Per questo ho fatto il video, no? Zitti sulla Champions, queste sciocchezze, per non dire altro. Oggi però parliamo di un tema che ho capito vi sta a cuore, cioè il fatto se c'è la possibilità o meno, perché ci copriamo che oggi è una giornata proprio autunnale a pieno, se c'è la possibilità di retrocedere. Cioè, c'è la concreta possibilità che il Milan retroceda in Serie B? Beh, naturalmente la risposta è sì. È ovvio che può retrocedere in Serie B, come tutte 20 le squadre che partecipano al campionato. Credo che nemmeno la Juve matematicamente sia già salva, per cui tutte possono retrocedere, però va fatto un discorso, cioè secondo me va analizzato quello che può essere il futuro della squadra e quelli che sono i valori, perché poi io sono convinto che a lungo andare i valori di una squadra escano sempre, poco o tanto, e quindi possano permettere di ottenere il risultato. Innanzitutto mettiamo in conto che per noi in questo momento il risultato è la salvezza, cioè noi dobbiamo arrivare a fare, se bastano 40 punti, 45 per essere sicuri, in proiezione adesso credo siamo intorno ai 50, per cui siamo lì. C'è da dire che ci sono squadre sul fondo della classifica che sono in difficoltà, come il Brescia, come la Spal, e però sono due. Le altre stanno cominciando a riprendersi, perché la Sampdoria con Ranieri non perde, il Genoa con Thiago Motta ha ottenuto la prima vittoria, e quindi il Lecce è una squadra che comunque gioca a calcio. Poi dietro, lì con noi ci sono il Sassuolo, il Bologna, queste squadre qui che sono squadre attrezzatissime per rimanere in Serie A. Noi siamo in quel gruppone. Naturalmente da un punto di vista della rosa noi non dovremmo stare lì, questo è chiaro a tutti, però abbiamo uno svantaggio rispetto agli altri, anzi due svantaggi. Il primo svantaggio è che abbiamo una squadra mediamente troppo giovane, e il secondo svantaggio è che ci chiamiamo Milan e quindi non siamo abituati a stare in quelle posizioni. Per i più giovani voglio ricordare una stagione disgraziata a metà anni 90 dell'Inter, che cambiò 2-3 allenatori eccetera, e poi arrivò, quella volta ne retrocedevano 4, arrivò quintultima, cioè proprio lì ed era una squadra di valore dal punto di vista della rosa. Io, se devo dire il mio parere, continuo a credere che assolutamente noi non possiamo retrocedere, perché abbiamo una squadra che comunque ha una tecnica, che comunque certe partite adesso le potrà vincere, certe partite intendo quelle con quelle che sono adesso le nostre avversarie dirette. E poi c'è il mercato di gennaio. A proposito, nel video di stasera parliamo di mercato, c'è il mercato di gennaio che inevitabilmente dovrà darci una mano. E perché dico inevitabilmente? Perché la percezione che ho in questo momento è che anche dalle parti della proprietà si siano resi conto che così non possiamo andare avanti. Allora, hanno provato col cambio di allenatore e le cose non stanno andando bene, perché al di là di tutto Pioli non sta ottenendo punti. In prospettiva probabilmente li farà, perché ripeto, si è visto qualcosa di buono anche domenica, qualcosina dal punto di vista del gioco, però quello l'hai già fatto e adesso non è che puoi cambiarlo di nuovo, a meno di un tracollo incredibile, cioè che perda le prossime tre partite, Pioli rimane fino a fine stagione, per cui da questo punto di vista non ci sono dubbi. Puoi solo comprare qualche giocatore o prendere in prestito con diritto di riscatto qualche giocatore che possa darti una mano da gennaio in poi per andare in una posizione di classifica tranquilla. Fondamentalmente questo credo che sarà la strategia, cioè io ho l'impressione che andremo a prendere qualche prestito per mettere un po' di esperienza, per mettere un po' di centimetri, per mettere un po' di muscoli in quella che è la nostra struttura, che è una struttura che abbiamo visto che così non regge. Oltretutto c'è un dato che si collega al discorso della giovane età, che è molto interessante secondo me, cioè il fatto che noi prendiamo tanti gol nel finale di partita, che non è solo una questione fisica, perché nelle ultime partite tutto sommato da un punto di vista fisico abbiamo retto abbastanza, a Torino abbiamo retto bene,
quelle prima abbastanza, ma comunque si vede che c'è un trend verso l'alto della condizione fisica. Prendiamo gol perché non abbiamo giocatori capaci di gestire 95 minuti di tensione, di battaglia, di lotta e di quant'altro. Cioè prendiamo gol perché abbiamo dei ragazzini che non sono abituati alla lotta, e non perché non vengano da realtà che non lottavano, perché Bennacer e Krunic hanno lottato per la salvezza tutto l'anno scorso, ma perché è una questione psicologica. Quando tu combini il fatto di essere al Milan, il fatto di giocare titolare nel Milan, il fatto di tutta la pressione di un Milan che non funziona, eccetera eccetera, a quel punto hai capito che c'è un problema di resistenza, no? C'è un problema di resistenza, tant'è che poi non hai più la capacità per recuperare, ma non ce l'hai anche perché ti manca il tempo, perché se prendi gol nell'ultima parte di partita non hai più tempo per recuperare. Quindi, tornando al discorso retrocessione, io non credo che il Milan possa retrocedere, però è anche vero che, come dice Caressa, il calcio è strano, Beppe, per cui può essere anche che a un certo punto magari tu non fai risultato col Napoli, cioè perdi, e dopo hai due trasferte, che sono Parma e Bologna, non puoi essere solo in casa, quindi due trasferte difficilissime per noi in questo momento, perché come dicevo ieri noi possiamo perdere con chiunque. A quel punto arrivi quasi a dicembre che sei praticamente sei a 14 punti se fai un punto col Napoli, e questo ovviamente potrebbe portare a una situazione veramente allarmante da un punto di vista della tenuta psicologica, perché poi adesso per fortuna i ragazzi se ne vanno. Ieri ho detto che mi dispiaceva che ci fosse la sosta perché la carica magari è presa, invece no, poi riflettendoci è meglio che vadano, è meglio che passino del tempo lontano da Milanello con le nazionali e quant'altro, si concentrino su altro per poi tornare un pochino più, diciamo, estranei alla cosa. Però c'è un problema, che anche il Napoli tornerà estraneo alla cosa, e quindi sarà un grosso punto interrogativo su come andremo ad affrontare quella partita. Ripeto, noi tifosi del Milan dobbiamo mantenere la calma, perché abbiamo comunque una squadra che, volente o nolente, l'anno scorso è arrivata quinta, l'abbiamo ritoccata, abbiamo perso qualcosa ma abbiamo guadagnato altro, perché adesso Teo Hernandez abbiamo guadagnato, stiamo riguadagnando Andrea Conti, abbiamo a centrocampo finalmente delle alternative, piano piano, no, rimetteremo a posto anche tutte le cose che non vanno, cioè metteremo a posto i vari Kessi, i vari Bonaventura, i vari Calabria, i vari Rodriguez, che sono giocatori che non dovranno appartenere al Milan, e per motivi diversi naturalmente, e quindi faremo, secondo me, una seconda parte di stagione migliore rispetto a questa, sicuramente, sia per gli innesti e sia per una crescita generale della squadra che ci sarà. Però ragazzi, non speriamo in niente, cioè la stagione è già finita dal punto di vista degli obiettivi, dobbiamo metterci in testa che dobbiamo fare i ragazzi devono fare delle prestazioni individuali per mettersi un pochino in mostra e per poter dire io mi merito di appartenere al Milan che verrà. Naturalmente il Milan che verrà, io spero con un'altra proprietà, cioè con una vera proprietà seria che faccia un progetto serio, perché oggi si è tornato a parlare di Ancelotti, perché Maldini lo vuole, ma Maldini potrebbe non esserci più a giugno, e allora, cioè, di che stiamo parlando? Di nulla, come sempre quando ci sono le soste per le nazionali. Quindi ragazzi, manteniamo la calma, vediamo che cosa succede. Adesso ci prendiamo un attimo di sosta anche tutti noi, faremo delle analisi, delle valutazioni, eccetera. Poi ho intenzione di fare un bel video dove ripercorriamo insieme tutte le partite, andiamo a vedere un po' che cosa è successo, vediamo se riesco a farlo una sera, così sono un po' più tranquillo. Secondo me non rischiamo la retrocessione, questo è il mio parere. E naturalmente non voglio essere smentito, cioè nel senso che ragazzi, dobbiamo farli questi punti, e mi raccomando. Molto bene, allora, naturalmente il like, pollice su, se il video vi è piaciuto, voglio i vostri commenti sotto per sapere cosa ne pensate. Mi pare che stiamo diventando sempre di più, ieri il video ha fatto molto bene dal punto di vista delle viste e anche e soprattutto dal punto di vista della partecipazione di voi amici. Seguitemi su Telegram, canale dove ci sono delle cose in più rispetto a quello di YouTube, e noi ci sentiamo domani, anzi no, ci sentiamo stasera, perché stasera dobbiamo parlare di calciomercato Milan e non solo.